rosso di sera, bel tempo si spera. Ma io spero che questa sera non è il ciclo, perché voglio entrare all'interno della sua figa. Bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, per la prima volta, vi porto sul mio canale YouTube un nuovo gioco veramente pazzesco. Lo conoscerete tutti quanti sicuramente benissimo, perché sto parlando di Supermarket Simulator. In questo gioco ragazzi ci sono diverse cose da fare, tra cui scammare i clienti, perché questa è una cosa fondamentale, ma soprattutto rimorchiare delle belle mozzarellone, cosa che facciamo ovviamente sempre tutti i giorni. Qua abbiamo peraltro lasciato Twitch che vi sta salutando, che dice a tutti quanti ciao YouTube, quindi siamo già belli caldi e belli nel chilling. E oggi ragazzi iniziamo con questa nuovissima serie, primo episodio, quindi se volete il continuo di questa serie e un secondo video, mi raccomando, lasciate subito un bel pollicione in su e scrivetemelo qui sotto nei commenti. Quindi ragazzi, oggi obiettivo espanderci, cominciare a vendere i primi prodotti, capire bene come funziona il gioco e cercare qualche bella mammellona da rimorchiare. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, io vi ricordo che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, quindi non mancate e io vi aspetto. Ma ora iniziamo con il gameplay e let's freaking go. Inizierei con un piccolo negozio che diventerà un fantastico supermercato. Inizia acquistando la merce da vendere e posizionandola sugli scaffali. Non dimenticare di fissare i prezzi con un profitto per evitare la bancarotta. Cioè, ma veramente questi qua pensano che possa andare in bancarotta? Non capito con chi stanno parlando. Allora ragazzi, in questo ma non ho soldi. Ah, ho 50 dollari. Allora ragazzi, fermi. Abbiamo 50 dollari, ok? Dobbiamo fare un po' di acquisti. Allora, possiamo comprare, secondo me, la pasta per iniziare, secondo me è sempre worth. Il pane a fette ci può stare, perché comunque è una cosa che serve di default a tutti. I cereali ci stanno. Ah, sono già fuori prezzo, mi sa. Ok, i cereali costano troppo, ragazzi, rettifico. Compriamo il pane a fette, un po' di farina, l'olio e direi basta. La pasta è pure sempre la pasta, sono d'accordo. Checkout. I clienti si lamentano. Sì, forse non è quello, qua comando io. This is my city, bitch. Aprire. Mettiamo l'olio, ragazzi, qua. Prezzo 1,50. Ah no, prezzo di mercato 4,50. Scusatemi, ci sta come profitto? Oh, 4 euro di profitto. No, così forse è troppo alto. Sì, sì, un po' esagerato. Aspetta, dai, non scambiamo i customer. Dai ragazzi, mettiamo 4,40 euro. Ci sta? Profitto 2,90 euro. Oh, ci sta. Questo lo mettiamo un po' più basso. Facciamo 3,40 dollari. Dai, profitto 2,41. Open. Buonasera. Salve Samir. Comprato, se no ti sparo in testa. Bravo. Hai comprato poco, pezzo di... Vai a comprare anche l'olio, se no ti sparo. Muoviti. Vai a comprare l'olio. Buonasera, tre. Ehi. Ah, lui compra l'olio? Buonasera, Kabilame. Allora, vediamo. Ok, scannerizziamo. Dammi soldi. Allora, ricevuto 5 dollari, resto 1,60. Quindi, 1. Buonasera. Buonasera, donzella. Adesso la servo subito. Signora, se gliele passo l'olio gratis, stasera viene con me. Grazie dei soldi. Stasera te le vengo a dare io i soldi per 20 euro per un bel vino. Quanto? 100 dollari. 100 dollari, sei una bella ricca, eh. Tutti col bancomat. Niente, tutti ricchi sono in questo paese. Arrivederci. Buonasera, signoria. Come stai, Chiara Ferragni? Tutto bene? Questo è Chiara Ferragni dopo la droga. Cash? Non avevo dubbi. I pandori hanno fatto fotturare abbastanza, vero? GG, grande. Non riesco a trovare la farina. Tua moglie non trova il cazzo perché è troppo corto, coglione. Vaffanculo, torna a casa che sei single. Nel rosso di sera, bel tempo si spera. Ma io spero che questa sera non è il ciclo, perché voglio entrare all'interno della sua figa. 3 dollari e 20 centesimi. Bene. Chiudi negozio. Clienti soddisfatti 25, prodotti non trovati 1, resto sbagliati 1 sola mi ha sgamato. Io di resti sbagliati ne ho fatti 2, solo una mi ha sgamato, quando gli ho scammato tipo 10 centesimi. Quella che gli ho scammato un centesimo non mi ha sgamato, godo. Riceverai bollette giornaliere a partire da... Ragazzi, ma le tasse pure su un videogame. Non posso comprare nulla qua però, perché siamo bassi. Ok, molto bene. Signori, è il momento. È il momento. È il momento. È il momento. Evasione. Allora, rifornimento. Pasta. Zucchero. Tutto, 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 tutto. Spendiamo tutti i cash. Prezzo di mercato 5,98 dollari. 6. 4,83? 5.
Bella pupa, ci vediamo al supermercato e anche sul retro. Madonna, ragazzi, sono piena al supermercato. Tutti i prezzi sono inseriti? Molto benissimo, ragazzi. Shop pronto. Prego, prego, venite. Scusami, ma sono belle. Belle poppe. Mi piacerebbe fare un giro stanotte. Sì, ma ragazzi. Shop pronto. Prego, prego, venite. Salve, contanti? Lei è un vero uomo. Le toccherei le palle. Non devo dare nemmeno il resto. Gli toccherei anche la palla sinistra. Mi dia i contanti, così stasera glieli posso ridare quando verrò a fare un giro dalle reti di notte. Come sgamare se una farà per lavoro o no? Se paghi con il bancomat, con quella faccia che c'hai, di giuro di andarti a levare le rughe dalla fronte. Scherzo, è un bell'uomo. Zero resto, arrivederci. Rivedere un attimo i capelli, forse li raserei tutti, perché lasciare la merdina di piccione qua non penso che sia una bella scelta. Io lo do come consiglio. Arrivederci. Solo il pane? Uomo single, lo so, è brutto, deve essere brutto. Arrivederci. Resto sbagliato uno. Ragazzi, ma non è resto sbagliato. Ma scusami, allora, se la cassiera può sbagliare a darti il resto, giusto? Tu non è che dici, questo è un furto e te ne vai. Io sì, solo ti dico, azzoccola. Cioè, mi mancano i soldi. Io che prendo e me ne vado. Torna e mi dici del problema. Cioè, che bella sta macchina, sì. $400. Allora, ragioniamo. Secondo la mia legge logistica, il frigo ci serve. Eh no, però voglio il frigo B, ragazzi. Voglio comprare il frigo quello subito forte. Non voglio comprare il frigo quello brutto. Ragazzi, posso chiedere un prestito alla banca? Come si fa? Banca. Ah, ok. Quindi, in questo modo, loro praticamente o pago in 25 giorni o pago in 5 giorni. In 5 giorni vuol dire che devo pagare soltanto $40 in più rispetto a quello che io prendo in prestito. Così invece loro prendono circa $200 e pasta di spese. Però io farei una via di mezzo, raga. Facciamo il massimo, facciamo una via di mezzo. Tipo 15 giorni, 15 giorni. Ah no, però comunque $54. Eh no, forse conviene il massimo. Una via di mezzo, facciamo 15. Chiedo prestito, per favore. Quindi ho i soldi, no? Buono! Godo! Allora, cosa cambia tra piccolo scaffale e scaffale grande? Questo scaffale qua che costa uguale. È più bello esteticamente questo? Per il magazzino, ok. Ma questo gioco è una droga, cioè posso letteralmente fare il supermercato dei miei sogni. Ti stavo dicendo la cosa di prima? Che quando ero piccola giocavo sempre tipo a fare la cassiera tipo in casa. Era tipo il mio cazzo di sogno, ve lo giuro. Ma proprio sempre stato, non sto scherzando. Tipo mi conservavo anche tipo gli scontrini. Così che almeno quando giocavo tipo alla cassiera potevo dare tipo gli scontrini. Comunque è povero che abbiamo tutti vissuto la stessa vita, raga. Change my mind. Cioè tutti noi da piccoli e da grandi facciamo tutti le stesse cose. Cioè non cambia proprio un cazzo, frate. Cioè tutti, siamo tutti come dei robot. Proprio programmati per essere tutti nello stesso modo. Cioè, ditemi che non è vero, raga. Cioè, non è possibile che tutti abbiamo fatto le stesse esperienze, le stesse cose da piccoli, cioè. Bel tatuaggio, signorina. Vorrei vedere meglio il tatuaggio, però mettendolo a 90. 2,40 euro. 2,90 euro. 2,80 euro. 2,66. 3 euro. Farina è salita di prezzo, quindi facciamo 4,70. 4,83. 5,20. Cereali. Ci sta? Il prezzo alle uova? Oh, Cristo, Dio, la Madonna. Ma se attivo il negozio mentre vado in bagno, succede qualcosa? 9? Ok, proviamoci. Ok, voglio i clienti adesso, tutti. Vado a fare pipì. 2 hours later. Signori, scusate l'attesa. Oh là là, vedo già una bella donzella con delle belle poppe. Buonasera. Mi scusi l'attesa, signorina, che mi stavo sentendo di lei. Buonasera, messere. Cosa paga lei? Un po' di latte? Mi dia la carta, dai. $5,60. Spero di non rivederla mai più. Pezzo di merda. Contanti? Volevi il resto, eh? Basta ritrovare. Madonna, ragazzi, mi arrivano in loop i clienti. Oh, Cristo, devo essere veloce. Arrivederci. Signore, lei la vedo un po'... Non capisco se non si sega da tipo da un mese o se è soltanto stitico. Consiglierei di guardare, di farsi vedere da un osteopata. Solo delle zucchero? Ci sta, prenda, arrivederci. Buonasera, signorina, come sta? Tutto bene oggi? I suoi bambini tutto bene? Peccato che domani non torneranno da scuola. Faccio attenzione alla macchina. Non riesco a trovare caffè. Suo fratello, il caffè, ragazzi. E voi non mi dite nulla, brutti infami. Se suona ancora un'altra volta la campanella, te lo giuro che ti faccio veramente, guarda. Rifornimento fatto, ragazzi. Prego, venghino, signori, venghino. Comprate tutto scontato, ragazzi. Giuro che questo è l'unico supermarket che ha degli sconti nel paese devastante. Si fidi della mia parola. Solo sconti, cioè proprio troverà tutti dei prodotti proprio
sotto prezzo, tutti, dal primo all'ultimo. Arrivederci. Madonna, frate, lei è il miglior customer che abbiamo avuto in tutti questi giorni. Ma che faccia? Oddio, ho visto Michael Jackson per un attimo dal naso. Non posso scammare con il post. Sì, ci ho provato. Ragazzoni, siamo giunti al termine di questo primissimo video di Supermarket Simulator, quindi episodio 1 terminato con successo. Abbiamo capito bene come funziona il gioco, abbiamo scammato un po' di clienti e in realtà forse abbiamo messo dei prezzi nei prodotti forse un po' troppo alti. La prossima volta probabilmente mi dovrò dare una regolata. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto e mi raccomando, se dovesse essere così, lasciate un bel pollice in su e scrivetemelo qui sotto nei commenti. Ci becchiamo qua su YouTube con un secondo episodio di Supermarket. Alla prossima. Fucking good, baby.